Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi noi vedremo come si costruisce un parallelogramma utilizzando una simmetria centrale. Il parallelogramma che cos'è? È una figura geometrica, è un quadrilatero che ha come caratteristiche quelle di avere i lati opposti che sono congruenti, sono identici e paralleli, e quello di avere egualmente gli angoli opposti congruenti. Adesso vediamolo subito. Noi tracciamo tre punti. Per far vedere che è una figura che può essere creata tramite una simmetria, una figura simmetrica, i punti ABC, e poi con lo strumento poligono noi costruiamo un poligono, ovvero un triangolo. A questo punto, in questo caso, noi faremo una simmetria centrale che ha come punto di simmetria un punto interno a questo poligono, vale a dire il vertice C. Allora facciamo così: questo vertice noi richiamiamolo P, definiamolo P perché solitamente il punto di simmetria viene definito P. Allora, come si fa a fare una simmetria centrale in GeoGebra? È molto semplice, si utilizza in questo pannello qua lo strumento simmetria centrale. Poi vedete con la manina si clicca il poligono, si deve cliccare il punto di simmetria che noi abbiamo chiamato P. Ed ecco che viene una simmetria centrale, cioè vale a dire viene fatta una simmetria del poligono secondo il punto centrale P1. Un attimo che abbiamo fatto un pasticcio, rifacciamola al volo così lo vediamo un'altra volta. Simmetria del poligono rispetto a P. Ecco qua. Adesso vedete qual è la caratteristica della simmetria centrale. Innanzitutto le distanze tra il punto A e il punto di simmetria devono essere mantenute identiche rispetto al punto A' e al punto di simmetria. Questo vale per tutti i punti, tant'è vero se noi prendiamo lo strumento muovi e tentiamo di muovere, vedete, i punti nel poligono di origine, il simmetrico si muove. Questa è la caratteristica. L'altra caratteristica è che questi punti, oltre a essere inseriti in questo segmento in cui il punto P lo divide esattamente a metà, sono inseriti in un segmento formando un angolo praticamente di 180 gradi, un angolo piatto. Noi abbiamo utilizzato semplicemente lo strumento, vedete, angolo, e abbiamo cliccato i tre punti. Come possiamo vedere, la caratteristica di questi punti è di essere equidistanti rispetto al punto di simmetria, cioè A e A' sono equidistanti rispetto a P', e a quello di formare un angolo di 180 gradi. A questo punto, se noi prendiamo lo strumento segmento e chiudiamo il poligono, facciamo A, B1 e facciamo B, A con 1, vedete che abbiamo creato il nostro parallelogramma. La caratteristica del parallelogramma è che i lati opposti sono congruenti, quindi sono identici e sono paralleli. E la stessa cosa capita agli angoli opposti. Lo possiamo far vedere. Noi descriviamo quest'angolo BA B1, vedete è in questo caso questo numero 71 gradi 57. Se noi prendiamo ancora lo strumento angolo e chiediamo a GeoGebra di farci vedere quanto misura l'angolo in B1 A1 B, vedete che è esattamente identico, quindi la caratteristica del parallelogramma è l'essere una struttura simmetrica che può essere creata per simmetria di triangoli. Vedete, questo triangolo bianco è simmetrico a questo triangolo bianco e i due triangoli rosa sono simmetrici, e poi di avere i lati opposti che sono paralleli e congruenti e anche gli angoli opposti che sono congruenti, quindi identici. Ma facciamo così: noi adesso creiamo un vettore, perché fino adesso noi abbiamo creato questo strumento utilizzando un punto interno, il punto P del triangolo AP1B. Noi creiamo un vettore e mettiamo il vettore che parte dall'incontro degli assi XY, vedete? E si crea questo punto D. A questo punto noi possiamo fare una simmetria centrale chiedendo a GeoGebra di fare il simmetrico di questo triangolo rispetto al punto che sta all'interno del vettore. E vedete che compare qui. Se noi continuiamo e facciamo il simmetrico del secondo triangolo rispetto al punto che sta in questo vettore, vedete che si ripropone la stessa situazione di prima. Cioè noi abbiamo creato per una simmetria centrale tramite un punto esterno, il punto di un vettore, un'altra volta un poligono. E vedete che adesso praticamente con questo punto nel vettore noi possiamo muovere il poligono. Un'altra volta, se scegliamo lo strumento segmento, noi chiudiamo il poligono, il parallelogramma, e vediamo che le regole che abbiamo detto poc'anzi continuano a valere. Quindi abbiamo creato un
parallelogramma sia utilizzando come punto di simmetria un punto interno al triangolo, sia un punto esterno, cioè il punto che è presente all'interno di un vettore e poi lo possiamo muovere. E noi possiamo far vedere che ugualmente, per esempio, un parallelogramma può essere creato anche per rotazione. Se noi, per esempio, facciamo così, creiamo uno slider, no? Questo strumento così simpatico in GeoGebra. E diciamo che è un angolo che va da 0 a 360 gradi con incremento di 1 grado e lo chiamiamo rotazione, cioè questo angolo sarà l'angolo che indicherà la rotazione del nostro triangolo. Vedete, quando con GeoGebra si crea uno slider all'inizio, no? Questo slider non ha nessun funzionamento, che vuol dire che noi lo dobbiamo collegare a un qualche strumento. Allora facciamo la rotazione invece che la simmetria. Diciamo GeoGebra, fammi la rotazione di questo triangolo rispetto a questo punto di rotazione e vedete che GeoGebra ci chiede ma con quale angolo? Non con un angolo preciso, ma con un angolo che sarà dato dallo slider di nome rotazione con la R maiuscola. A questo punto, se noi con lo strumento muovi, noi agiamo sullo slider, ci rendiamo conto che il parallelogramma può essere anche creato, vedete, per rotazione di un triangolo, perché vedete un punto della rotazione, ebbene quello appunto a 180 gradi, corrisponde alla simmetria centrale del triangolo. Vedete? Se facciamo la stessa cosa con gli altri due triangoli, noi abbiamo ricreato praticamente il parallelogramma, sia per simmetria centrale sia che per rotazione, perché quando la rotazione arriva a 180 gradi, equivale praticamente a una simmetria centrale. Bene, il video finisce qui. Grazie a tutti per averlo visto fino alla fine. Spero vi abbia interessato e sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.